Questa mattina sono andato a trovare la signora Luciana, la moglie di Silvio Schiavon, l'amico ciabattino di Calle Moneghete, qui a Calle Moneghete dove Silvio Schiavon aveva il laboratorio, la bottega. E così ho detto a sua moglie: signora, sa, anch'io ero cliente di suo marito. E lei, sorridendo, mi ha detto: chi non era cliente di mio marito? E cosa dire, è veramente una mancanza questa, la mancanza di Silvio Schiavon, non solo per le sue qualità umane che erano importantissime, perché tutti quelli che ho avuto modo di parlare, tutti quanti mi hanno detto che era veramente una persona simpatica, una persona sempre col sorriso, sempre, ma anche diciamo per quello che rappresentava. Chi non è entrato dentro il laboratorio, dentro la sua bottega, e vederlo lì che lavorava con questo odore del cuoio, questo odore della colla, questo modo ancora di lavorare con le mani che ormai sembra quasi scomparso. Questa è la bottega di Calle Moneghete, e qui ci sono le epigrafe. E insomma, cosa dire, è veramente una mancanza. È l'uomo, la persona che appunto ci riparava tutte le scarpe da tantissimi anni. Il fratello ci raccontava che era oltre 60 anni che faceva questo lavoro. Aveva smesso, era andato in pensione, però aveva continuato a lavorare, e ce lo raccontava che continuava a lavorare pagando i suoi contributi, orgoglioso di pagare i suoi contributi. E quest'anno, per tutta una serie di motivi, aveva deciso di smettere definitivamente, e purtroppo siamo a marzo e ci ha lasciato. È una mancanza, e noi speriamo che la sua figura, la sua professione, che era veramente una professione, possa continuare a essere ricordata anche con queste poche immagini che abbiamo messo, che poco danno di quello che veramente era. E però tutti quelli che sono passati per di là, credo che proprio difficilmente se lo potranno dimenticare, è proprio indimenticabile. E quindi un grande ciao Silvio, e insomma continua a riparare sicuramente dove sarai ora, anche avranno bisogno anche lì della tua grande esperienza.